Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi mostrerò la tecnica per applicare un effetto che avevo applicato in un video in modalità speed, un effetto un po' sketch, un po' scarabocchio, come l'avevo chiamato io nel video, che ci permetterà appunto di applicare un effetto a un soggetto e renderlo abbastanza suggestivo. Ma vediamo subito come si fa. Abbiamo il solito documento da 1920 pixel per 1080 e dobbiamo trascinare all'interno subito il nostro soggetto. Ho scaricato dal sito freepik.com il nostro soggetto, come vediamo. Metterò il link in descrizione. Quindi lo trasciniamo all'interno del nostro documento di lavoro e lo convertiamo in oggetto avanzato. Questo ci servirà per qualcosa di dinamico successivamente. Quindi CTRL T o CTRL T, lo allineo al centro e confermiamo. Ok, così può andare bene. Ora, a questo punto possiamo anche nascondere il nostro soggetto, creare un nuovo livello cliccando sulla penultima icona del pannello dei livelli, prendere il pennello, quindi clicchiamo sul nostro pennello. Ecco, un'opacità al 100%, flusso al 100%, metodo normale, modifichiamo la dimensione tasto destro e possiamo mettere pure un pixel, durezza massima 100% e colore in primo piano, invertiamo e mettiamo nero. Ok, iniziamo a creare uno scarabocchio. Ok, questo dovrà essere la base del nostro nuovo pennello. Quindi andiamo su Modifica, definisci pennello predefinito. Io l'ho chiamato effetto sketch perché era quello precedente che avevo provato, e questo lo chiamiamo invece effetto sketch trattino 01. Confermiamo. A questo punto il livello 2 non ci serve più, lo possiamo cancellare. Ridiamo visibilità alla nostra modella. A questo punto dobbiamo applicare una maschera, ma negativa, quindi in modo tale che non si veda nulla del nostro soggetto. Quindi, tenendo premuto il tasto Alt, clicco sulla terza icona del pannello dei livelli. Come vedete, diventa nera la maschera, quindi non vediamo completamente il nostro soggetto. Adesso dobbiamo fare in modo che, prendendo il nostro pennello, tasto destro, verifichiamo che sia effetto Sketch 01, col bianco in primo piano. Dobbiamo iniziare a visualizzare i parti della nostra modella. Però prima di far ciò, per far sì che le nostre pennellate siano dinamiche, quindi cambino a ogni clic, clicchiamo sul pannello delle proprietà del pennello e clicchiamo dinamica forma, variazione angolo. Ok, 20% già può andare bene. Se vogliamo possiamo applicare pure un po' di dispersione. Poco poco e iniziamo a cliccare nella nostra maschera. Se vogliamo possiamo ridurre il pennello. Facciamo bene a far visualizzare bene gli occhi e un pochettino la bocca. Quindi facciamo più clic nelle zone degli occhi. Come vedete, l'effetto è già abbastanza interessante. Quindi a questo punto applichiamo un pochettino di ritocchi per migliorare questa situazione, cominciando da un bianco e nero, dato che abbiamo un effetto matita. Quindi clic sulla quarta icona, bianco e nero. Possiamo applicare impostazioni di default, tanto adesso andremo a migliorare con i valori tonali e poi con le curve. Quindi clic nuovamente, applichiamo i nostri valori tonali. Ok, così scendendo poco a poco andiamo a far diventare più scuri i nostri occhi. Anche un 30 può andare bene, e poco a poco i bianchi, ma pochissimo, andiamo sui 2,50. Miglioreremo ancora di più con le curve. Clic di nuovo sulla quarta icona e clicchiamo su curve. Creiamo due punti, clic all'interno del segmento due volte. Abbiamo i due punti. Sul primo clicchiamo, andiamo a impostare input a 103, output 80. Il secondo punto invece imposteremo 150 e 130.
Ecco, come notate abbiamo migliorato nuovamente il contrasto. Ovviamente queste sono le impostazioni che ho scelto io, ognuno di noi potrà scegliere le sue impostazioni. E a questo punto vi avevo detto che convertire la nostra immagine in oggetto avanzato ci permetterà appunto di rendere dinamica e versatile il nostro progetto. Quindi facendo clic due volte su questa iconcina, noi andremo ad aprire l'interno del nostro livello avanzato. Abbiamo visto in altri tutorial come si fa, soprattutto su quello dei mock-up. Ecco, se noi andiamo a sostituire il viso della nostra modella con un altro viso, ecco, prendiamone sempre un altro dal sito freepik.com, trasciniamo qua dentro. Ovviamente dobbiamo fare in modo che i due visi abbiano la stessa dimensione, quindi consiglio di abbassare l'opacità. Ctrl T o Command più T, quindi trasformazione libera, e cercare di renderli più simili possibili le dimensioni, non perfettamente uguali, non importa, l'importante è che gli occhi super giù coincidano sullo stesso punto e vediamo un po' cosa succede. Ok, confermiamo e nascondiamo questo e aumentiamo l'opacità di quello nuovo. Salviamo, Ctrl più S o Command più S, si salverà in una cartella virtuale di Photoshop, non ci preoccupiamo di ciò. Ritorniamo alla nostra immagine. Come vedete, adesso il soggetto è completamente cambiato, però l'effetto rimane perfettamente. E vi ringrazio per la visione, vi chiedo un bel like se avete apprezzato il tutorial e soprattutto vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook, il mio canale YouTube se vi piacciono questi contenuti. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!